Abbiamo Egle Possetti, Barbara Bianco e Giovanna Donato. Certo. Egle Possetti, oltre ad essere la presidente e la portavoce, ha perso 4 parenti. Perché non ci siete stati oggi? Ma no, da parte nostra non avevamo mai in realtà detto che avremmo partecipato a questa inaugurazione. Non ce la saremmo mai sentita di essere lì sopra oggi, di pensare a quanto era accaduto, di essere a questa altezza. Per noi questo ponte non fa parte di noi. Capiamo che la situazione era necessaria, che questo ponte doveva essere ricostruito, ma per noi l'essenziale sono altre questioni. Perché non era una festa? Questa è ovviamente. Non era una festa, l'abbiamo detto da tanto. Su questa inaugurazione si stavano preparando dei festeggiamenti grandiosi. Noi abbiamo fatto degli interventi molto duri. Il presidente Mattarella ha ascoltato il nostro, diciamo, grido di dolore. E quindi aveva, diciamo, cercato, aveva sentito per dare indicazioni affinché la festa fosse, diciamo, sobria. In queste ore in cui ci siamo sentiti, voi avete detto che avete sentito anche tanta propaganda, è una parola giusta? Sì, in questi mesi purtroppo ci sono state decine di inaugurazioni del ponte. Abusive, da parte nostra, tarocche. Visto che la ferita è grande. Visto che per noi la ferita è grande, cioè, queste inaugurazioni erano veramente fuori luogo. Bastava una, quella di